Giulia Bevilacqua, su Spettacolo Mania hai sempre qualcosa da ridire, adesso ti stavi lamentando di cosa? Io ho sempre qualcosa da ridire, ma guarda dove mi avete messo, sopra l'unico cartellone, sopra, davanti all'unico cartellone dove non ci sono io, c'è questa caruccia, ragazzi. Però facciamo tutta l'intervista così, dai, facciamola così. Eccoci, è bravissima, sì Giulia, ma anche tu Giulia Bevilacqua, siete due Giulie. Allora, ti troviamo in Il Metodo Fenoglio, questa serie Rai, con Alessio Boni protagonista e anche con te, che sei sua moglie, la sua compagna. Moglie, mi raccomando, perché ci teniamo molto a dirlo, no, siamo ci accompagniamo, diciamo, quindi stiamo insieme da tanti anni, ormai una decina, è un rapporto che si basa, diciamo, su un rapporto intenso, forte, costruito su appunto delle basi solide che sono della stima, del rispetto, di passioni in comune come quella per l'arte, per la musica, sono entrambi romantici, pur facendo dei lavori completamente diversi. Lui è un maresciallo dei carabinieri, io sono un insegnante di italiano in un liceo. E, è molto bello il nostro rapporto, perché è anche un rapporto in cui si parla molto, ci si scontra. Ora loro in questa, diciamo, fase narrativa, loro sono in un momento anche un po' di crisi, perché lei vorrebbe un figlio, lui non lo vuole, quindi insomma viviamo degli alti e bassi, però ecco, proprio perché il rapporto è basato su delle basi molto solide, poi diciamo la coppia riesce a resistere, anche se non si può mai dire, no. Non si può mai dire, non si spoilera. Una curiosità, non so se lo sai, perché magari ovviamente non è dipeso da te, però nel libro ti chiami Immacolata e qui ti chiami Serena, ti hanno spiegato il motivo? No, non me l'hanno spiegato, forse Immacolata non è un nome particolarmente accattivante. Scherzo, per tutte le Immacolate, io non sono sicuramente Immacolata, no. Ma chi lo è ormai? Chi lo è? No, Serena però è un nome molto bello, diciamo che rispecchia anche un po' lo stato, diciamo il carattere di questa donna, che pur essendo dinamica è una donna comunque serena, con i piedi molto ben piantati a terra, in questo mi ci rivedo. Poi è una dinamica, è una anche molto giocosa, molto empatica, scherzosa, che riesce proprio grazie a questo anche un po' a smussare gli angoli di Fenoglio, che è invece un personaggio un po' più rigido, no? Molto ligio al dovere, pur essendo anche lui una persona poi empatica. No, devo dire che insomma sono molto orgogliosa e molto fiera di essere in questo progetto, secondo me bellissimo. Direi quasi sofisticato, con una bellissima regia, una bellissima fotografia, comunque tratto dai romanzi di Gianrico Carofiglio, che sono diciamo un successo nazionale, e quindi insomma raccontiamo l'Italia, l'Italia in un periodo storico importante, difficile, dove ci sono state stragi pesanti, io ero una bambina ma me le ricordo, e quindi riviverle, tra l'altro io ho girato proprio una scena in cui lei vede alla televisione la strage di Falcone, ed era la stessa cosa, cioè la stessa immagine che mi ricordo io di mia mamma e papà che guardavano la televisione quel momento, e io ero piccola, avevo 12 anni, quindi però grande, e quindi mi ricordo bene che queste lacrime, no, che solcavano i loro visi, poi io cioè, capivo ma non capivo, quindi poi dopo mi hanno dovuto spiegare bene, ed è secondo me molto importante che queste cose restino sempre nella memoria, siano sempre attuali, cioè rientrino nella memoria di tutti noi che l'abbiamo vissuta in prima persona, ma anche dei più giovani che per esempio non lo hanno vissuta, e quindi perché la memoria è fondamentale. Soprattutto ecco, i più giovani magari dovrebbero vederli per conoscere in modo più, no, accattivante, insomma in modo più morbido le cose che non hanno vissuto. Abbiamo, diciamo, questo grande privilegio noi che facciamo questo lavoro di raccontare cose anche molto pesanti attraverso un linguaggio che è, appunto, può essere più accattivante per i più giovani. Altre cose, altri luoghi, altri ove dove ti rivedremo? Adesso sto girando un'altra serie per Rai 1 che è Malinconico, un avvocato di insuccesso con Massimiliano Gallo, che andrà in onda credo il prossimo autunno, ora la stagione.
la seconda stagione, sì. E io sono, diciamo, una giornalista che entra in questa seconda stagione, che avrà a che fare, diciamo, con Massimiliano, con il personaggio di Vincenzo Malinconico. Molto divertente, mi sto divertendo moltissimo, la regia di Luca Miniero. E poi a gennaio uscirà il film di Leonardo Piraccioni, che invece ho girato quest'estate e andrà al cinema. Ci incontreremo sicuramente per l'occasione. Dimmi solo chi sei nel film di Piraccioni. Un nome, fammi un nome. Beh, sono la sorella di Leonardo Piraccioni. In questo momento non mi ricordo come mi chiamo. Ivana, pensate. Cioè, questo ti fa capire il mio stato confusionale. No, Ivana, mi sembra. Leonardo, non ti offendere. Sì, Ivana, sono la sorella di Leonardo, insieme anche a un'altra sorella che è Chiara Francini, di cui non mi chiedere il nome nel film. E siamo, diciamo, tre fratelli e portiamo a spasso nostro padre. Ma non ti racconto niente, poi te lo racconterò. Va tutto bene, Giulia, tranquilla. Tutto a posto. Grazie mille. Guarda chi ci sta lì. Arriva Giulia, l'altra Giulia. Ciao, Spettacolo Mania. Guardate questa serie bellissima su Rai 1, Il Metodo Fenoglio.